Buongiorno, buongiorno da Occhio Bello Media. Mi riferisco al bonus 150 euro, una tantum. La circolare numero 127 del 6 novembre 2022. Chi può ricevere questo bonus? Adesso ve lo leggo. Le categorie sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti. Chi può richiedere ancora questo bonus da 150 euro? Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti. Inoltre, hanno diritto di fare la domanda lavoratori a lavoro intermittente, che vuol dire che un po' lavorano e un po' non lavorano, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, il lavoratore autonomo occasionale e l'incaricato delle vendite a domicilio. Inoltre possono fare la domanda i dottorandi, assegnisti di ricerca, anche i collaboratori coordinati e continuativi. Questa categoria deve avere un contratto attivo dal 18 maggio 2022. Devono essere inoltre registrati alla gestione separata dell'INPS. Questo reddito, ad esempio, si riferisce al 2021. Non si può avere un reddito superiore a 20.000 euro. Quando scade la domanda? La domanda scade a gennaio 2023. Precisamente scade il 31 gennaio 2023. I lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittente devono presentare la domanda all'INPS. I requisiti sono questi: devono aver lavorato almeno 50 giorni. Anche qui il reddito non può superare 20.000 euro. Le persone che percepiscono la NASPI, le persone che percepiscono la disoccupazione, riceveranno il bonus di 150 euro entro febbraio 2023. I beneficiari di identità Covid e i lavoratori occasionali e i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio riceveranno anche loro il bonus di 150 euro entro febbraio 2023. Anche le persone che hanno fatto la domanda di disoccupazione agricola riceveranno nel mese di febbraio 2023 150 euro. Come ho detto prima, il requisito è il seguente: bisogna avere un CU del 2022 riferito all'anno 2021 di 20.000 euro fino a 20.000 euro. Le persone che sono in pensione e che percepiscono una pensione dovrebbero già aver ricevuto 150 euro. Se non li avete ricevuti, andate in banca o alle poste e informatevi. Anche le persone che percepiscono l'assegno sociale oppure che percepiscono l'assegno per invalidi civili, per ciechi e sordomuti e
e chi percepisce il trattamento di accompagnamento dovrebbe aver già ricevuto questo bonus. Se non l'avete ricevuto, informatevi. Come fare la domanda? La domanda la potete fare online entrando nel sito dell'INPS, nella pagina prestazioni. Inoltre potete andare personalmente presso un patronato e fare la domanda. Potete anche telefonare all'INPS al numero 06 164 164. Potete fare direttamente tramite l'operatore dell'INPS la domanda. Ve la fa l'operatore direttamente mentre voi siete al telefono. Non vi dimenticate di presentare al patronato la vostra carta d'identità, il vostro codice fiscale, le coordinate bancarie, cioè il vostro IBAN, e per chi è straniero non vi dimenticate di portare il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. Inoltre, un requisito molto importante è questo: essere residenti in Italia. Se avete ancora delle domande, fatemele pure nei commenti. Vi ringrazio e mi raccomando, come sempre, inoltrate il mio video ai vostri amici e ai vostri parenti. Mettetemi anche un like. E per chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi. Vi ringrazio e ci vediamo molto presto. Ciao da Occhio Bello Media. Ciao!